Questa è una cornice che ho appena fatto in quelle macchine lì, che sono, lì c'è una combinata dove c'è una tupì, c'è una sega circolare, una pialla a filo e là c'è una troncatrice. Ecco, quindi questo l'ho appena fatto lì. Dopo che l'ho fatto, cioè, si compone di due parti, come potete vedere, c'è quella più chiara e quella più scura. Quella più chiara è in legna di Ajux, quella più scura è in legna di Cirmolo. Qui la vedete, quella di Ajux da sola. Quindi ho dovuto fare, diciamo, da un parallelepipedo, ho ricavato questa sagoma qua, che verrà poi incollata contro questa. Come potete vedere qui, il processo di arrivare a fare questi profili di cornici larghe è fatto da bisogna riuscire a incollare varie parti tutte insieme, perché è molto difficile riuscire a ricavare da un pezzo di legno grande intero tutta una sagoma così complessa come questa. Qui vedete, comincerò stendendo la colla su questa superficie di legno, perché poi dopo verrà incollata. Come potete vedere qui, questa è una pistola ad aria compressa, e adesso con questa qui, che sparo dei chiodi da 3 cm, assemblerò queste due aste che vedete sono separate, c'è la colla in mezzo, e adesso sono giuntabili. Ecco qua. Primo chiodo, secondo, adesso la alzo così, perché vedete qua sul retro non è che sia ben vicino. Allora adesso metto un altro chiodo ancora vicino a quello che ho appena messo, in maniera però da tenere spinta questa asticella più chiara contro l'altra, contro la superficie piana, in maniera che si attacchi meglio, insomma. Ecco. Adesso semplicemente pulisco la colla con una spugnetta come questa, che è bagnata, così tolgo la colla e questa cornice sarà pronta domani per essere lavorata. Allora, intanto vi dico già che questa asta qua avrà un ulteriore pezzo che si aggiungerà qua, perché il profilo è piuttosto importante e diventa un profilo largo 13 cm. Rappresenta una copia, una riproduzione di cornice veneta del 600, che realmente era fatta così, tutta per parti, anche perché considerate che nel 600 i falegnami non avevano dei macchinari complessi, pertanto dovevano costruire ciascuna delle singole parti manualmente ed era molto più complesso. Grazie.